se arrivo tardi che succede? Compiuto, ci vediamo la domani. Punirò. Perché ma forse ce la faccio. Sì, sì, alle 11:20, ok? Confermato? Tanta lettera, l'ho fatta io, qui nominavo. Sì. No, non mi ha nominato, ma solo citato come responsabile per la trasparenza. Vabbè, allora può darsi che sia un errore. Ok, buongiorno. L'obiettivo che cercherò di raggiungere è quello di collegare questo workshop col precedente del 2015. Mettiamolo lì sotto. Ok, va bene. Appunto capire un po' i gruppi di lavoro in che contesto operano e poi fare un po' delle suggerire delle prospettive per le attività future. Come sapete il precedente workshop è stato nel 2015, nel gennaio, aveva tre obiettivi principali, appunto illustrare le competenze del nostro sistema, cercare di sviluppare una collaborazione con tutti gli istituti coinvolti nel tema e poi suggerire delle proposte per sviluppare le linee guida o altri documenti di supporto a tutto il paese. Le sessioni del workshop sono state 5, una sui valori di fondo, una sugli approcci innovativi all'accreditazione e alla bonifica, una sugli aspetti ambientali dell'analisi di rischio, una sui sedimenti e un'altra sulla contaminazione diffusa. Cercherò di descrivere, diciamo, le tematiche che sono uscite da questo workshop e poi, diciamo, le azioni successive in che contesto sono sviluppati i gruppi di lavoro. Ovviamente queste tematiche sono state sviluppate da gruppi di lavoro all'interno del Sistema Nazionale per l'Ambiente, cui hanno partecipato i rappresentanti di tutte le agenzie. I prodotti sono passati all'approvazione di un tavolo tecnico e poi sono stati definitivamente approvati dal Consiglio federale e sono stati diffusi. Ovviamente il primo tema che era emerso dal workshop era quello relativo alle terre rocce da scavo, quindi la definizione di linee guida che portassero un po' di chiarezza all'interno di un quadro normativo che era abbastanza complesso e complicato. All'interno di questo gruppo sono stati formulati 5 sottoprodotti, appunto, che riguardavano i piccoli cantieri, le modalità operative di formazione dei campioni, i riporti, i test di cessione sul mare di riporto e poi l'applicazione della disciplina delle rocce nell'ambito di un sito contaminato come previsto dal decreto ministeriale 161. Ovviamente questo gruppo di lavoro è stato temporaneamente sospeso perché, come saprete, c'è un decreto del Presidente della Repubblica che non è ancora alla firma, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e quindi tutti questi prodotti sono stati sospesi, così come pure l'attività del gruppo di lavoro. Un altro gruppo di lavoro, diciamo, che ha lavorato a seguito di questo workshop è quello che riguardava la procedura per la validazione dei dati analitici da parte degli enti di controllo relativamente ovviamente all'attività di bonifica dei siti contaminati. Questo gruppo di lavoro diciamo, ha ereditato un prodotto che era stato formulato nel precedente piano triennale, ma l'ha mirato, seguendo il piano operativo di dettaglio, in effetti sui criteri per valutare l'adeguatezza e la competenza dei documenti tecnici dei procedimenti relativi alla gestione dei siti, quindi il piano di caratterizzazione, l'analisi di rischio e il progetto di bonifica. E poi ha fatto un altro focus su appunto le attività che devono essere svolte dal personale delle ARPA durante il campionamento delle matrici e durante tutte le attività relative ai siti contaminati. Ha prodotto una bozza che vi illustrerà il collega Salvatore Caldara più avanti, ma diciamo quello che penso sia più interessante per noi è l'aspetto che riguarda i dati e le misure, che sono comunque trattati all'interno di questo gruppo, perché secondo me i dati sono importanti e perché, come noi tutti sappiamo, alla base di tutte le nostre elucubrazioni sui siti contaminati c'è un modello concettuale che schematicamente è spesso rappresentato così, diciamo che didatticamente è molto, molto significativo, ma sappiamo tutti che un modello concettuale di questo tipo è bella impossibile, nel senso che è difficilissimo trovare
un'unica sorgente di contaminazione nell'insaturo che va direttamente nel saturo con un pennacchio ben definito, un pozzo che ci capita proprio a intercettare il plume di contaminazione e poi il plume che va verso il pozzo d'acqua, che in questo caso è drenante. Questa è la teoria, in effetti la pratica è molto diversa, la realtà è completamente differente, perché come sappiamo noi ragioniamo su in tre dimensioni, su un corpo molto differente, in cui ci sono significative anisotropie sia in senso orizzontale che in senso verticale, ci abbiamo delle differenti lenti a tessitura e granometria e abbiamo anche delle differenti sorgenti di contaminazione, possiamo avere dei prodotti la cui densità è maggiore di quella dell'acqua e quindi tendono a attraversare l'insaturo per andare nel saturo e quindi comunque raggiungere, scendere verso il basso, abbiamo dei prodotti più leggeri che invece attraversando l'insaturo poi si appoggiano sulla superficie dell'acqua, quindi diciamo differenti comportamenti in un sistema che comunque non è così omogeneo in nessuna delle sue dimensioni. Secondo me, quindi, a prescindere dalla scala, cosa serve per passare da un modello teorico didattico ma molto ideale rispetto al modello che abbiamo visto prima, più realistico a prescindere dalla scala? Secondo noi quello che cambia sono i dati e come si raccolgono questi dati e la qualità dei dati. Quindi le indagini geologiche devono essere effettuate in maniera corretta, i sondaggi devono essere fatti nella maniera migliore possibile, deve essere compilata bene la colonna stratigrafica, così come i campioni devono essere raccolti nel modo dovuto, le indagini idrogeologiche che ci aiutano a comprendere la presenza e le caratteristiche della falda devono essere fatte nel modo più opportuno, quindi i piezometri devono essere installati correttamente, devono essere quotati per avere certezza della quota della falda e quindi del suo andamento, così come dobbiamo essere tranquilli e dobbiamo essere sicuri che le analisi chimiche effettuate sui campioni siano fatte nella maniera dovuta, seguendo i metodi corretti, e che queste analisi chimiche ci rappresentano anche l'incertezza relativa alla misura stessa. Quindi per questo secondo me è molto importante questo gruppo di lavoro sui dati e su tutte le attività inerenti al campo. Così come un altro gruppo di lavoro del sistema si è occupato della contaminazione diffusa, si è in particolare interessato ai piani che sono previsti dall'articolo 239 per la contaminazione diffusa, hanno prodotto questo documento del quale ci parlerà il collega Bondi più avanti, ma quello che è secondo me interessante sottolineare il fatto che comunque il MAT ha convocato, il Ministero appunto del quale siamo ospiti, ha convocato un tavolo giustamente per far sì che noi come sistema agenziale ci confrontassimo con le regioni, perché per far sì che questo piano potesse essere applicato dalle regioni e quindi avere anche un confronto per migliorare eventuali contributi o per fornire il nostro supporto come sistema alle regioni. Un altro tema che è uscito come esigenza dal workshop del 2015 è quello sui valori di fondo, del quale ha parlato già il direttore, ne parlerà diffusamente il collega Maurizio Guerra più avanti, e questo è un gruppo di lavoro che sta finendo la propria attività. Il Solgas è un tema, come sapete, molto, molto critico, molto dibattuto ultimamente, sia per quanto riguarda i temi inerenti all'analisi di rischio che riguardano appunto la diffusione dei volatili, sia per quanto riguarda i collaudi inerenti tutti gli interventi di bonifica. Il tema era già uscito nell'ambito di un gruppo di lavoro convocato dal MAT, un tavolo tecnico, nel 2014, nel quale si era sentita l'esigenza di invitare comunque il sistema a produrre delle linee guida sul Solgas, sui campionamenti, sulle procedure. Il gruppo di lavoro sta lavorando, ovviamente si sta lavorando, perdonate il bisticcio, ma devo dire effettivamente quello che mi ha colpito e penso che abbia colpito anche gli altri colleghi è l'estrema disponibilità dei colleghi nel fare attività di campo, nell'utilizzo dei laboratori, e comunque è una grande competenza da parte degli enti che sinceramente
non pensavo fosse così distribuita e diffusa. Per quanto riguarda i sedimenti, anche qui durante il workshop del 2015 uno dei maggiori appunti che c'era stato fatto era quello di dire: avete parlato moltissimo dei sedimenti ma poi non ci avete detto come gestirli. A seguito di un tavolo tecnico invalato dal MATM, l'ISPRA, il CNR e l'ISS hanno prodotto due decreti dei quali ci parlerà Fulvio Onorati più avanti. Uno che regolamenta la disciplina delle modalità e delle norme tecniche delle operazioni di dragaggio dei SIN, e il secondo che riguarda i criteri per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo. È stata convocata anche qui dal MATM, e qui in effetti è da sottolineare questa estrema sinergia che si sta creando fra il sistema e il Ministero dell'Ambiente, nel senso che in effetti le iniziative partono da una o dall'altra parte, ma comunque trovano sempre dei tavoli di confronto. Qui c'è un tavolo che sarà convocato dal MAT prossimamente proprio per individuare i valori di riferimento per le matrici ambientali dei corpi idrici interni, in particolare anche per quanto riguarda la manutenzione dei bacini artificiali, che come sapete è un problema molto diffuso sul territorio nazionale. Un altro tema che era uscito dal workshop era l'esigenza da parte del sistema di essere sempre più coinvolto nello sviluppo della normativa nazionale. In questo caso anche qui abbiamo avuto dei seguiti, dei successi, se così possiamo dire, fra virgolette, nel senso che per esempio siamo stati chiamati a collaborare per quanto riguarda l'istituzione di linee guida nazionali predisposte per il calcolo dei valori di fondo dal Ministero dell'Ambiente insieme agli altri istituti con il CRR. Ovviamente noi partecipiamo come sistema attraverso dei rappresentanti che portano le nostre istanze. Così come siamo stati coinvolti come sistema, dapprima come ISPR e poi come sistema, nell'aggiornamento degli allegati appunto alle norme che riguardano la bonifica dei siti inquinati. Ovviamente noi da tutta questa storia abbiamo imparato delle cose, abbiamo imparato sia i vantaggi sia gli svantaggi. I vantaggi sono quelli che delineava prima anche il direttore, quindi il fatto di confrontare i nostri differenti punti di vista. Sicuramente le agenzie hanno il polso maggiore rispetto alle problematiche che incontrano giornalmente. Dalla nostra parte abbiamo il fatto che magari riusciamo ad avere un quadro un po' più generale del sistema nazionale, e questo confronto in effetti è molto maturo e secondo me porta già dei risultati molto buoni. Poi ovviamente c'è il fatto che così riusciamo a parlare con una sola voce, cioè riusciamo ad avere una posizione comune all'interno delle conferenze dei servizi, delle riunioni, dei tavoli tecnici, e questo è molto importante perché molte volte siamo stati accusati di avere posizioni diverse, in situazioni diverse, in regioni diverse, e questo invece è buono per noi, ma soprattutto secondo me il vantaggio di questa cosa è che noi forniamo attraverso queste posizioni comuni tecniche, il sistema formula un appoggio robusto comunque a chi deve decidere, a chi deve prendere decisioni, nel senso che non si sente scoperto e probabilmente è più tranquillo perché sa che la posizione sarà sempre la stessa e sarà l'espressione di un sistema diffuso sull'intero territorio nazionale. Così come secondo me una cosa molto buona è il fatto che questo confronto che abbiamo continuo con tutti gli enti del sistema paese comunque ci porta a uno scambio di vedute, a uno scambio di sistemi e anche a un continuo stimolo sui temi che poi sono più importanti. Nel sistema è facile lavorare? Se qualcuno me lo chiedesse direi di no, nel senso che è molto bello ma non è facile, nel senso che comunque c'è un impegno consistente di noi tutti che sottrae tempo agli impegni istituzionali. I nostri colleghi dell'ARPA sono molto coinvolti soprattutto nelle istruttorie, così come nei sopralluoghi in campo, noi in altre cose, però c'è una condivisione delle esigenze di diversi punti di vista, e questo non sempre è facile perché ognuno tende ovviamente a dare più importanza al proprio. Ma soprattutto c'è la difficoltà sta, almeno penso per quanto ci riguarda, nel fatto che noi spesso perdiamo di vista
il fatto che le nostre linee guida possano avere un impatto importante sulle ARPA, perché possano avere un impatto importante sulle norme regionali che noi spesso non conosciamo così a fondo da capire quali sono le interconnessioni, e quindi rischiamo di creare problemi piuttosto che risolverli. Sicuramente c'è una capacità di divulgare le conoscenze, e questo lo dobbiamo fare però secondo me in modo trasparente, non in positivo, cioè dobbiamo imparare a divulgare i prodotti che facciamo, cercando di confrontarci con le persone, anche non dando a questi prodotti una caratteristica statica ma comunque dinamica, aperta al confronto e anche allo sviluppo delle tecnologie e comunque delle cose che avvengono nel paese. E poi ovviamente un'altra cosa molto importante è il fatto che parlare con entità singola, ognuno per conto suo, è sicuramente più facile nel breve periodo, nel senso che pone meno problemi, ma nel medio e lungo termine in effetti poi tutti i nodi vengono al pettine, i problemi vengono a galla, e in effetti conviene sforzarsi di più magari per trovare una posizione comune piuttosto che andare avanti in maniera sparpagliata, di dire ma a Roma, ma non è la cosa migliore da dire. Quindi mi permetto di suggerire a bassa voce alcune cose che secondo me potrebbero essere oggetto di sviluppo nel prossimo piano triennale. Sicuramente ci sono queste linee guida per la gestione dei sedimenti delle acque interne, perché questo tavolo sicuramente avrà sviluppi e produrrà delle linee guida. Secondo me un altro tema importante è appunto la consecuzio delle prescrizioni via AIA e la procedura inerente ai siti contaminati, perché spesso ci troviamo con delle prescrizioni effettuate in ambito via AIA che poi hanno un forte impatto nelle procedure per i siti contaminati, e quindi secondo me bisognerebbe trovare un modo per cercare di parlarsi di più durante la formulazione di queste prescrizioni, in modo che poi non intralciano i passi successivi. C'è la banca dati sui siti contaminati, della quale parleremo più avanti, così come sull'amianto e così come la rete di monitoraggio del suolo. Noi, era stato citato prima il manuale per indagini ambientali nei siti contaminati, che è del 2006, ormai diciamo è un nonno, e su questo secondo me c'è da fare un lavoro di aggiornamento, prima di tutto condividerlo con il sistema. Inserire la definizione dei parametri di analisi di rischio, così come probabilmente ci sono da inserire tutta l'attività che stanno facendo le agenzie nel gruppo di lavoro sul gas, così come le tecniche di reattivazione, e probabilmente c'è da fare una riflessione sulle tecniche di rimozione e messa in sesto dei piezometri, nel senso che noi sul territorio nazionale siamo pieni di piezometri sparpagliati in ogni dove, e molti di questi piezometri sono poco manutenuti. Sappiamo bene ogni volta che andiamo a fare sopralluoghi nei siti che troviamo almeno la metà di questi piezometri in condizioni pietose, e questo strumento si trasforma da strumento prezioso per caratterizzare e quantificare la falda in eccezionale strumento contaminazione, perché in effetti rappresenta un collegamento diretto fra la superficie e la falda, e se noi non poniamo attenzione a questo rischiamo di non finire mai di bonificare i nostri siti. Sicuramente è emerso da parte di tutti la necessità di aggiornare i criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta dei rischi ai siti contaminati, che sono del 2008 con l'ultima revisione. Probabilmente c'è da semplificarli, probabilmente c'è da fare tesoro di tutte le cose che abbiamo scoperto applicandoli, e sicuramente questa cosa va fatta non solo come sistema ma anche con tutti gli istituti che hanno partecipato alla prima redazione, quindi al Ministero, agli istituti e a tutti gli altri atti coinvolti, e ovviamente anche con il gruppo di lavoro sul suolo e il gas, che su questo tema sta dando un grosso contributo. Vi auguro buon proseguimento e spero di non avervi fatto addormentare. Grazie mille.